Buongiorno. Oggi è 26 luglio e oggi andremo a Macasca. Andremo a una spiaggia molto molto conosciuta che è chiamata Punta Rata. Sto aspettando il mio amico Marco che ha ascoltato qualcosa a casa per andare a fare un po' di spesina per la giornata di oggi, visto che Macasca è comunque a 50 km da qui e quindi di conseguenza dobbiamo attrezzarci un pochino. Thank you. E dopo circa un'ora di tragitto trascorsa in modalità karaoke insieme al liberato, a Gioele e tutte le canzoni rumene che ho sul cellulare, queste montagne verdi ci avvicinano a una nuova località che si chiama Brela, una cittadina che si trova proprio vicino a Macasca ed è conosciuta soprattutto per questa spiaggia in cui stiamo andando. Non mi ricorda dove andammo in Grecia l'anno scorso. Esatto. Che facciamo molto simili. Io con la tua mazza da fuori. Quando andammo ad Agios Georgios. Ragazzi, siamo arrivati. Precisamente stiamo andando alla spiaggia. Mettiamola qua, Siamo riusciti a trovare un posto veramente in un buco clamoroso e adesso andiamo in questa spiaggia che dovrebbe essere una delle più belle della zona, anche se è molto affollata, e visto che sono, non lo so, ma tardi, è l'1 e 20 e cerchiamo di trovare un posticino. Ok, si vede il mare. Questa è la parte di Punta Rata, è fatta tutta così, c'è questo vialettino, questo vialettino che collega tutta la spiaggia per arrivare alla punta. E noi penso che forse andremo alla punta, almeno a vedere, e poi cercheremo un posto dove metterci. Punta Rata, beauty, beauty, beautiful place. Cosa ne pensi di questa spiaggia, allora, Alessia? Molto, 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 molto carina. Poi c'è stata la alghette scivolose, che il bambino, vediamo un po' se cade. Non cade. I nostri due eroi! Saremo con la montagna! Uno dei tre cavalieri! No, non è vero. Uomo possente, Stallone, 20 anni, cerca donna. Scusa, non è che si può togliere per caso da qua, no? Non c'è modo. Marco! Glielo dici tu, devo fare una foto, non si toglie! Le tizie delle signore abbondanti di una certa età galleggiano. Non ci sta un italiano in tutta la Croazia, manco uno.
No, fai finta che non stai facendo niente, perché la finita con una mano tocca di capito. Adesso prendiamo lo scarpinetto in salita, sarà molto bello. Bellissimo. Tutti a farsi selfie, tutti a farsi selfie. Eccoli. Eccola. Eccomi. Eccolo. Eccomi. 30 settembre, Juve Napoli. Ma che stai dicendo così presto? È il ritorno la prima domenica di marzo. Ma cosa? Dove l'hanno visto Juve Napoli? A Stupoli Cannuna. Il ritorno la prima domenica di marzo in casa nostra. Voglio una boggia di fischi per quel femminello. Molto elegante e molto educato. No, quando è la prima? È riferita a Cristiano Ronaldo. Per Cristiano Ronaldo? Oh! Juventino pezzo di... Perfetto. Chissà se potrò mettere queste parti nel video, non penso. Devi. Allora ragazzi, la cosa bella... Hai fatto tutto, l'hai presa giusto in tempo. Ma chissà perché. Allora, più sono belle, più hanno autostima, perché non sempre chi è bella autostima, più si sentono libere di sfoggiare il loro corpo, sì. Che non è neanche una cosa sbagliata. Però io non lo concedo, si dice? Non condividi. Però a me... Però me metti in dai! Comunque pure qua la zona mi piace molto. Se stamattina fosse stato così io sarei rimasta qua. Ma quest'ora in estate è sempre la top. Mamma mia. Ci sta niente da serra. Ma l'avete spostato? Ma magari! Tra poco avremo un esempio lampante di una delle pratiche più comuni in Croazia. La gente prende la roba dalla spazzatura per poi rifarci dei money. La mia reazione alla puzza di una macchina completamente stracolma di monnezza è stata questa. Che cazzo? Che puzza! Potevi fare un po' più sobrio. Non aspettavo sta botta, io. Aiutami. Ma che io devo parcheggiare di qui, okay. E ogni ora fai 20 cune se devi avere forse soldi. Per... per forza. Cioè... Vabbè, ma come vedi dietro? Ragazzi, sentieri alternativi. Sentieri alternativi, vada. Mannaggia. C'è Alessia. Alessia, va avanti. Che c'è Alessia? Che si... Alessia, ma ti stai indagliando? Che cosa è successo? Vedevo Mario che cercava un percorso. Ma è questo. No, non ti incazzare. Dove stanno i serpenti? Ah! Ciao! Che fa male? Ragazzi, ho appena finito di montare e nulla, dal balcone di casa mia è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Mettete un bel mi piace e nulla. La signora del balcone a fianco mi sta guardando. Ci sta la telecamera, signora, qua. Qui. Questa qua, sto registrando.